Buonasera, volevo soltanto, in quanto facente parte della platea, precisare un punto sul quale credo molto. Questa è una di quelle battaglie che deve essere combattuta da più persone possibili. Abbiamo il dovere morale di essere molto grati a questo gruppo di volontari che neanche a farlo apposta stanno facendo quello che stanno facendo stasera sulla nuda strada. Non c'è palcoscenico per queste cose, quindi abbiamo il dovere morale di essere solidali con loro e di avere un pochino più di coraggio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, avevo scritto una poesia pensando alla mia terra quando sono emigrato la prima volta a Milano, e a questa poesia gli ho dato un significato di riesistenza, nel senso che una volta che sono andato via di casa ho capito fondamentalmente che c'è tanta bruttura, tante situazioni che non vanno, ma per ripartire, per riesistere bisogna naturalmente, oltre a guardare alle realtà come queste, insomma, a tutto ciò che questa terra ci offre e ci regala, a volte in maniera spesso gratuita e sovrabbondante. Questa poesia si chiama L'Adorno, è una poesia che ho dedicato all'Adorno, al Falco Pecchiaiolo, che in tanti conoscete perché insomma gli si è fatta una caccia fino a pochi anni fa, ora un po' meno, insomma, ma che per me rappresenta anche un momento per dare a questa terra un po' di una scossa. E fa così. Fussi come a tia, caro amico, che vuole questa parte sponsorato, e non ti aspette mai la terra mia che senza colpa viene fucilato. E ambatola tu male che ti fanno, va pure contro tutta sta corrente, e a facci che tu vuole male ogni anno, per due voti ti presenti. Sapissimo la bellezza che ti può dire, i sentimenti che si possono provare, un cuore tuo che batte forte quando giri dall'aria e esulta ti trovo mare. Ed io, in ciò mio cuore, sempre spero, ma terrò via ancora che passare, leggero, da un volo più leggero, a modo che ti posso invariare. Capì la tua importanza che due giorni che c'era pure io a cacciare, e a tutta la cattiveria che c'è in tall'uomo, ti rispondiste niente, un corpo tale. Pare lontanando da dei civi, che tu fucile ancora sento suono. Perché mi sparate senza me lo faccio niente? Non saccio questo l'odio, non sogno un uomo, non sogno come a voi che ragionate, e non hai la vostra scienza, ma che spara a mia, faccia male, e sto sanorando la vostra intelligenza. Se vengo qua, io, un motivo cesti, ed è più forte mia sta ora, perché ormai sogno un calabrisi, e come a voi, dai a testa dura. O sole, ormai in bascia ad un momento, la stavo opposto vespero, finendo giorno. Era uno spettacolo con un esperto, una pennella tanto cielo, pariva da torno. Lidia e Maria Chiara hanno fatto due disegni bellissimi. Alza in alto il tuo, Lidia. Lidia ha disegnato il bene che vince il male. Maria Chiara ha titolato questo disegno con La mafia non è più, non c'è più in questa città che speriamo sia Reggio.
Noi aspettiamo una canzone di Francesco che ci aveva detto avrebbe fatto, non so dove sia. Nel frattempo vogliamo esprimere, come abbiamo sempre fatto in questi mesi, la nostra piena solidarietà a tutti coloro che anche in questi giorni e fino a oggi hanno continuato ad avere intimidazioni. Li sproniamo, giornalisti o uomini politici o esponenti di forze dell'ordine, se sono davvero come sono, in buona coscienza, di continuare su questa strada, perché molta gente è con loro e speriamo che sempre più ce ne sia. E esprimiamo anche la nostra piena solidarietà, già prima Nanà ha parlato, ha comunicato molto bene le sue emozioni su Bologna. Ricordiamoci che ieri abbiamo ascoltato che nel 30° anniversario di questa strage non c'è andato nessuno del governo, e qualcuno ha detto, qualcuno dell'associazione dei familiari delle vittime, non vorremmo che si stesse affermando una piega in Italia che è quella di evitare i momenti difficili da parte di chi ne è responsabile poi in fondo, no? Perché è stato così anche a Palermo per Borsellino. Ecco, noi invece crediamo che occorra essere presenti proprio lì, nei momenti difficili, nel cuore delle cose. E vorrei concludere questo momento libero anche per me, non previsto, nel dire che questa sera noi abbiamo scelto come strumento di comunicazione la poesia in tutte le sue forme, anche quella musicale, ma è sempre poesia. E lo abbiamo fatto non solo perché è estate, perché d'estate non si fanno dibattiti al chiuso, ma anche perché siamo convinti che la poesia sia lo strumento più forte per dare a tutti noi occhi che sappiano vedere anche quello che non si vede. Ecco, abbiamo bisogno di occhi che non si accontentino della realtà che sembra, della realtà che ci mostrano, della realtà che ci dicono, ma che penetrino al di sotto, al di là, oltre la realtà, per vedere il cuore delle cose, il cuore delle persone, il cuore delle vicende. E allora è anche per questo che vi invitiamo sempre a credere nella poesia, a credere nella profondità. C'è troppa superficie e dobbiamo scendere al di sotto se vogliamo davvero costruire un mondo migliore.